Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e ragazzi, mamma mia, mamma mia, mamma mia, anche oggi non potere, anche oggi non posso non parlarvi di novità relative a Fortnite. Come sapete ragazzi, oramai sono giorni veramente veramente hot, molto molto caldi per quello che riguarda lo sviluppo da parte degli sviluppatori di Fortnite sul codice sorgente. Stiamo vedendo quanto in questi giorni ci stiano dando giù brutto per sviluppare e stabilizzare la versione di Fortnite mossa e girata su un dispositivo Android per tutti i nostri dispositivi. Abbiamo già visto, io ve lo ripeto un'altra volta, in modo che chi ha perso il video di ieri o dell'altro ieri sia aggiornato: Fortnite per Android esiste, già c'è ragazzi, lo abbiamo disponibile nella console di Nvidia, quindi Nvidia, come si chiama, TV Shield, che è una console che gira sul sistema operativo di Android e sulla quale da 5 giorni a questa parte è disponibile e giocabile Fortnite, esattamente uguale a quello che siamo abituati a vedere noi su PC e su console. Quindi oramai ragazzi, avendo Fortnite che gira su Android in quella console, gli sviluppatori stanno ultimando le ultime mosse prima di rilasciarlo. Ed è molto particolare anche questa cosa, perché visto che ieri abbiamo visto che sono state implementate ieri notte delle funzioni relative proprio al motore per far girare Fortnite su Android, molti dicono: ma qui prendetela sempre con le pinze ragazzi, che potrebbe uscire al compleanno. Prendetela, vi prego, con le pinze. Secondo me no, però per quello che stanno facendo gli sviluppatori, beh, ci stanno lavorando veramente molto intensamente. Comunque oggi parliamo di altre novità per quello che riguarda i regali su Fortnite. Anche questa notte il mio team, in questo caso il Fabione, mi ha recuperato proprio come se fosse un salmone che torna su dalla corrente. Mi ha trovato 3 righe di codice relative alla nuova funzione che vedremo tra pochissimo disponibile, che riguardano i regali. Voglio farvi vedere subito un'immagine. 3, 2, 1. Salmonellone, guardalo qua ragazzi, guardalo qua. Xyuder, mi fai sempre vedere i codici, non capisco. Sì, sono sempre, non è che posso farti vedere le immagini, non esistono le immagini. Vi faccio vedere ragazzi le stringhe di codice recuperate dal Fabione, che l'altro ieri non erano presenti nel codice sorgente di Fortnite. Allora, se noi andiamo a vedere proprio lì in alto, c'è una dicitura, una variabile che si chiama gift info, quindi è relativa appunto alla sezione delle informazioni, viene chiamata gift, quindi dei regali, e su qua non ci piove. E con queste 3 righe di codice che adesso vi vado a spiegare, non si intendono, ciò che pensavamo noi, i regali del compleanno di Fortnite, quindi quelli che ci verranno dati in poche parole a tutti solo per essere giocatori di Fortnite e per festeggiare insieme a loro il compleanno. Se andiamo a vedere la prima riga, vabbè, this enable true è il nome di una variabile che in questo caso viene richiamata e che funziona. Quindi quando this enable true, this enable diventa vero, se noi andiamo a vedere qui forced gift box template ID, allora avremo un gift box, vuol dire tradotto letteralmente pacchetto regalo, quindi anteprima del pacchetto regalo è la seconda variabile. E la terza variabile, per farvi capire meglio la seconda, si chiama purchase requirements, quindi vuol dire che
il nostro pacchetto regalo, per poterlo regalare lo dovremo prima acquistare. E se leggiamo l'ultima riga, Gift Record ID. Allora, noi acquisteremo con V-Bucks il pacchetto regalo che poi andremo a regalare ad un nostro amico. Quindi ovviamente, ragazzi, noi, come vi dicevamo già 4, 5, anche 6 giorni fa, avevano trovato sopra questo, sopra qui, ragazzi, c'è tutto dell'altro codice, e si parla di acquisto dei livelli del pass battaglia. Quindi sembrerebbe che tra i regali potremo anche regalare livelli interi del Battle Pass. Quindi l'importante è che noi abbiamo i V-Bucks, quindi una volta che noi li abbiamo comprati, noi possiamo fare tutto quello che desideriamo. La cosa che a me un po' sta spaventando è che in realtà, ragazzi, non abbiamo ancora trovato in nessuna parte del codice sorgente relativo ai regali qualcosa inerente alle skin o qualcosa inerente ai mantelli, ai picconi. Io lo so che tutti noi, me compreso, stiamo dicendo sì, ovvio, i regali vuol dire che tu prendi i regali o no. Secondo me non lo so, perché c'è la funzione regalo, che è quella che vediamo, ma sembrerebbe ci sia anche poi la funzione scambio. Quindi bisogna capire se con la funzione regalo noi regaleremo solo oggetti dello shop quotidiano e o livelli. Let's go! Scusate, perché guardavo i Ramos. Come si dice, o altrimenti i livelli del pass battaglia, mentre con la funzione scambio, che dovrebbe essere una cosa indipendente da questa, potremo invece effettuare lo scambio di skin, di picconi, di mantelli, di quello che vogliamo. Questa, ragazzi, era una delle news, oh mamma mia, come tutte le mattine, del codice che io vi porto, visto che il codice viene elaborato ogni giorno. Voglio che anche voi rimaniate connessi e aggiornati insieme a me, insieme al mio team, per quello che riguardano appunto gli sviluppi delle cose più belle, croccanti, porca trota. Però, ragazzi, c'ho un'altra immagine da farvi vedere. Sembrerebbe non sia un concept, e sembrerebbe sia una nuova arma che potrà arrivare su Fortnite prestissimo. Io ve la faccio vedere. Vediamo se riusciamo a farvela vedere. Sganduri, guardala qua. Prot. È una mitraglia nuova che è stata recuperata e che sembrerebbe essere un mix tra una R, un Gatling e un Thompson. Ragazzi, abbiamo visto come nella nuova season si sta dando anche un bel refresh alle armi, e io credo ad esempio che il Thompson che è stato implementato, sarà una di quelle che rimarrà, così come credo che sia una di quelle che rimarrà la nuova mitraglietta, quella che ha sostituito la mitraglietta tattica. Io non penso rivedremo più ad esempio la mitraglietta tattica che è stata tirata via. Questo, ragazzi, potrebbe, io non credo che elimineranno la R, perché è storia di Fortnite, la R non si può togliere. Però, ragazzi, noi abbiamo questa mitraglia che tra l'altro ci viene anche fornita con delle statistiche. Sembrerebbe che tolga 32 al corpo, 64 in testa, con un tempo di ricarica di 2,5 secondi per la versione epica, e 33 in testa, 33 nel corpo, 66 in testa e 2,3 secondi di reload per quella leggendaria. Una delle nuove armi che potrebbe andare ad implementarsi nuovamente, o forse a sostituire il mitraglione da 100 colpi. Io, ragazzi, penso che questa sia una, se dovesse essere, è un leak, sempre un leak, ragazzi, quindi non è detto che venga inserita nel game. Se dovesse arrivare anche questa, e visto che l'hanno recuperata i miei informatori, si parla, se dovesse andare fuori, di 1-2 settimane, potrebbe andare a sostituire, secondo me, il mitraglione da 100.
Beh ragazzi, anche oggi io ve ne ho dette veramente 4 per quello che riguardano i leak di Fortnite. Adesso spetta a voi lasciare un bel like in questo video se vi è piaciuto, soprattutto ragazzi iscrivervi in tantissimi al canale. Noi siamo in live con i fan. Ciao!